Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: Donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: Ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: Ho sete. Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: È compiuto. E chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della Parasceve e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. La vittoria è compiuta. È l'ora della croce. Gesù si offre per noi. Il suo amore è nascosto nella fatica e nel dolore. Anche l'ultimo momento, la consegna dello Spirito, è preceduto dall'amore. Maria perde il figlio, ma in Giovanni le viene consegnata tutta l'umanità. L'aceto di cui la spugna è imbevuta non ha fermato Gesù. La sua sete di amore non si può spegnere. I soldati incaricati di porre fine al macabro spettacolo dei tre appesi non necessitano di spezzare le ossa di Gesù. La morte è già intervenuta. Ma c'è un ignaro portatore di lancia che affonda la lama nel costato. La terra si bagna del sangue e dell'acqua. Non sarà l'ultimo dono al popolo ingrato. La terra è segnata di rosso e d'azzurro. Ora non appartiene più agli uomini, ma al nuovo re che scende nelle viscere della terra e risale alla destra del Padre.